Sabato 30 maggio 2015, nello spazio espositivo Via Cavour 85, nell'omonima via di Arezzo, sta per essere inaugurata la mostra personale dell'artista Maurizio Laurenti, che vedete inquadrata al mio fianco, dal titolo Nelle derive dell'infinito. La mostra è curata dal professor Michele Loffredo, che vedete accanto all'artista e che fra pochi minuti sintetizzerà per i nostri telespettatori quanto scritto nel catalogo che accompagna la mostra e che i visitatori troveranno in distribuzione gratuita venendo nei prossimi giorni a visitarla. C'è tempo fino all'11 giugno, ma l'invito a venire a visitare la mostra vi verrà rivolto direttamente da Daniel Villicana e da Maurizio D'Annibale, che sono nella vita inseparabili e nell'arte inseparabili, perché li vediamo sempre presenti quando l'arte chiama a raccolta. E qui a Arezzo, da quando hanno aperto questo bellissimo spazio espositivo che si trova a poche decine di metri dalla piazza San Francesco, dal Caffè De Costanti reso celebre da Roberto Benigni nel film La vita è bella, con gli affreschi di Piero della Francesca di fronte, insomma siamo vicini al Duomo. Chi viene a Arezzo per visitare questa mostra avrà un'opportunità imperdibile di visitare il centro storico d'Arezzo, che non sempre è conosciuto come meriterebbe, ma questo magari lo suggerirà da par suo il Museo di Casa Vasari, del quale ovviamente Michele Loffredo è direttore e ne parlerà ovviamente con grande competenza. Allora, intanto, com'è nato il tuo rapporto, il vostro rapporto con Maurizio Laurenti? Il nostro rapporto, stavo dicendo prima alla moglie di Michele, che e questa è una mostra che già da 2 anni che l'idea c'è, e piano piano Michele Loffredo ha presentato Maurizio al nostro spazio e avevano la voglia di fare una mostra insieme e lui ha messo molto molto passione, molto tempo, e abbiamo lavorato e abbiamo iniziato a preparare per la mostra insomma 8 mesi fa, 6 mesi fa, e siamo molto felici di fare una mostra pensata molto in fondo, insomma facendo una critica. Michele ha scritto una critica veramente stupenda, cioè bellissimo, con tutto un discorso su viaggio, cioè lasciamo lui a parlare, ma insomma un viaggio bellissimo del mare. Daniela, allora ricordiamo ai nostri telespettatori, intanto facciamo un plauso, lo possiamo fare a Daniela e Maurizio, perché fare delle mostre interessanti è difficile, dare continuità a mostre interessanti nel tempo, al susseguirsi di mostre interessanti è difficilissimo, lo sanno benissimo quelli che lavorano nel mondo dell'arte, perché le gallerie purtroppo hanno spesso una vita effimera, quindi ogni volta che ci vediamo è un piccolo grande miracolo italiano. Allora, invitiamo i telespettatori, abbiamo detto, da oggi fino all'11 giugno c'è la possibilità di visitare questa mostra. In quali orari? Gli orari martedì, questa volta è un po' diverso, lunedì a domenica, tutti i giorni questa mostra, la mattina praticamente dalle 10 all'1, non voglio sbagliare, in pomeriggio dalle 4 alle 8. Sì, per la fiera antiquaria è aperto la mattina dalle 9:30, scusami, fino alle 8 di sera. Ininterrottamente, sì. Bene, qui c'è la possibilità anche di fare uno spuntino proprio di fronte, c'è una bella gelateria, insomma ci sono, vero Michele? Ci sono tutte le opzioni per rendere indimenticabile una visita nel centro storico d'Arezzo. Ricordiamo anche la Casa Vasari. Sì, la Casa Vasari naturalmente, ma a parte la casa c'è il Museo Medievale, insomma Arezzo è piena di bellezze. E, però insomma, tra queste bellezze, possiamo dirlo, c'è la mostra di Maurizio Laurenti, una mostra che abbiamo messo un po' di tempo perché a farla, nel senso che ha lavorato in questi anni con un obiettivo preciso, cioè quello di accrescere la qualità proprio pittorica, quindi proprio una sorta di magistero e quindi anche di esercizio della pittura, ed è questo quello che poi esce, insomma, e si evidenzia da questa mostra, cioè quindi proprio il piacere della pittura, riuscire a prendere, ad evidenziare, sottolineare quello che c'è di magico nella pittura, in che modo? Con una libertà di tematiche che gli appartiene, cioè Laurenti è un artista che si esprime passando dal
surrealismo alla metafisica, all'onirismo, al bizzarro, al capriccio, prendendo spunto da quelli che sono episodi, diciamo, della vita quotidiana, dai mass media, dai giornali, da qualsiasi, prende e li trasforma con una sua capacità visionaria che è di pochi. Quindi è un piacere, a mio avviso, poter vedere, e ci dà questa possibilità di uscire dalla nostra dimensione personale per andare in queste altre dimensioni che lui crea, e che sono anche, diciamo, in qualche modo ci danno anche la possibilità di essere anche un po' irruenti, di poter anche darci, diciamo, questa capacità di poter spaziare oltre quelli che sono la nostra mente. Quindi, e questo è un arricchimento, insomma, che dobbiamo a lui sicuramente. Grazie. Maurizio, dove nasce questo eclettismo, questo tuo eclettismo che c'ha orora evidenziato Michele? Ma nasce, sinceramente, nasce da un lavoro che penso io faccio la curiosità, ecco, la curiosità verso tanti stili, verso tante forme di sì, ma perché, diciamo, fondamentalmente io dipingo solo ed esclusivamente su ispirazione. Cioè, nel senso, non, è una cosa che scatta così naturalmente che non mi è neanche proprio difficile realizzare, però quello che sento nel momento in cui scatta proprio l'idea di un quadro nasce praticamente già confezionato, quindi nasce come realizzarlo, nelle dimensioni, nei colori, è proprio una cosa che nasce generalmente in una frazione di secondo. Pochi quadri che sono qui presenti hanno avuto una gestazione più lunga, magari, ecco, uno per esempio come l'Olocausto, questo ha avuto una gestazione di più anni, perché mi aveva colpito la frase di un libro di uno scrittore che era stato deportato in italiano, Mario Rigoni Stern, che era stato deportato nei campi di concentramento, e questa frase mi aveva tanto colpito che dissi: prima o poi ci farò un quadro. E dopo qualche anno è scattato, ecco, il connubio. E nonostante il tema dell'Olocausto alle nostre spalle, Michele scriveva nel testo che dai tuoi quadri trasuda una pacatezza, una serenità, un modo di vedere, un modo dolce, soft di vedere la quotidianità, anche se è una quotidianità metafisica che non sappiamo se è dell'oggi, dell'ieri o sarà del domani. Sì, perché, diciamo, la pittura per me ha una funzione proprio catartica, cioè nel senso che quando mi metto davanti al cavalletto, cioè il tempo passa veramente in una maniera così piacevole che è quasi indescrivibile. Cioè, veramente sono fortunato, diciamo, ad avere questa passione che posso sviluppare in una maniera così, diciamo, tranquilla e profonda, e dal momento che dipingo anche, diciamo, proprio con tanto sentimento, tanta passione, spero, ecco, che chi verrà a vedere la mostra colga, al di là dei vari aspetti, delle varie tematiche che sono presenti, questa mia caratteristica. Dall'enunciazione di Michele e dalla tua si può arguire che il titolo azzeccatissimo della mostra, Nelle derive dell'infinito, lo abbiate scelto di comune accordo. Abbiamo messo un po' per sceglierlo, diciamo che è stato abbastanza laborioso, però è anche molto poetico, anche il titolo, sì, volevamo dare questo senso dello spazio, appunto, dell'infinito, ma anche questa sorta di vagabondaggio, insomma, attraverso questi paesaggi e questa sensibilità che, appunto, Maurizio Laurenti si ritrova e che, devo dire, poi diffonde, insomma, nei suoi quadri a piene mani per tutti, per gli osservatori, insomma. Io ringrazio il professor Michele Loffredo, grazie a Maurizio Laurenti, e vorrei concludere nuovamente con Danielle, perché sarà lei a invitarvi. Vi ricordo, ci sono tanti cataloghi disponibili, ma anche oggi ci sono tante persone, quindi affrettatevi, perché ci potrebbe essere il rischio di arrivare gli ultimi giorni della mostra e non trovarne più. Però ci sono anche molte copie del mensile La Toscana del mese di maggio, nel quale il professor Loffredo ha tracciato un profilo artistico di Maurizio Laurenti che è servito come lavoro propedeutico per quanti oggi numerosissimi stanno affluendo in via Cavour 85 per l'inaugurazione della mostra. A questo punto invitiamo caldamente, farlo con tutta la ora mi chiederai.
l'entusiasmo che contraddistingue la tua fisionomia, sempre sorridente, sempre serena, sempre fiduciosa in un futuro roseo per l'arte, da oggi 30 maggio, sabato 30 maggio 2015, fino al prossimo 11 giugno, via Cavour 85, nel centro storico d'Arezzo, mostra personale del maestro Maurizio Laurenti, nato a Grosseto ma ormai aretino di adozione da sempre. Come è nato, come è successo che sei nato? È perché mia madre è aretina, aveva sposato mio padre che era di Grosseto, però io gli sono nato. Il matriarcato ha sempre. Ma dopo sei mesi che sono nato là, sono trasferito da lì. Era inevitabile, era inevitabile, era inevitabile. Allora, nelle derive dell'infinito. Attira. Infatti, Daniel dagli Stati Uniti ha deciso di trasferirsi qua proprio per. Dalla Dispoli, ora non è proprio gli Stati Uniti, non è New York, però insomma anche la Dispoli ha una sua dimensione rispettata. Con la Corriera si arriva anche alla Dispoli. Invitiamo tutti anche sabato prossimo, che facciamo un evento molto, molto bello, speciale, che è una cosa molto creativa, che è dove l'incontro, dove la musica incontra l'arte. E Maurizio presenterà anche un'opera inedita che sarà una cosa speciale. Insomma, allora sarà un'occasione propizia per poter venire a visitare Amos. Perfetto. Comunque, chi non potrà venire sabato prossimo potrà venire tutti gli altri giorni che ci separano da oggi all'11 giugno 2015.